Ero un ragazzo allora, ma ricordo bene ciò che accadde proprio qui, su questa spiaggia. Una grande nave, con molti stranieri a bordo. Il comandante prese me e tre di noi. Era gentile e io non ero spaventato, ero curioso. Regalò ai miei genitori alcuni bottoni. La mattina dopo partimmo per un luogo lontano, oltre le isole a oriente, oltre le onde, oltre il mare sempre in tempesta. Alla fine del 1830, il brigantino Beagle tornava in Inghilterra dalla Terra del Fuoco con nuove mappe di quelle terre, ma anche con quattro fuegini che il comandante Fitzroy aveva voluto portare con sé. I fuegini appartenevano alla popolazione degli Yamana. Uno di loro morì di vaiolo appena sbarcato a Londra. Gli altri tre si apprestavano a vivere una storia straordinaria in un mondo totalmente diverso dal loro. Jemmy Button, Fuegia Basket e York Minister sopravvissero. I nomi che i marinai gli avevano dato durante il viaggio non erano certo quelli che avrebbero dato ai propri figli. Erano nomi di giocattoli e oggetti, e da ciò si intuisce che gli Yamana non venivano considerati a loro livello. Erano considerati selvaggi, portati a Londra per essere civilizzati. All'inizio dell'epoca vittoriana, l'Inghilterra era la maggiore potenza del mondo. Ciò rendeva giustificabile il piano di Fitzroy agli occhi degli inglesi. Toby Green è un giovane storico e scrittore inglese che conosce bene la Terra del Fuoco. Ha scritto un libro sul viaggio che Darwin effettuò in Sud America, ripercorrendone personalmente le tappe. Le sue ricerche l'hanno portato a conoscere la vicenda di Jemmy Button. Quando finalmente arrivarono a Londra, entrarono in una città che contava già oltre 1 milione di abitanti. Era un luogo così diverso che uno di loro, York Minister, quando attraversarono Trafalgar Square, pensò spaventato che i famosi leoni sulla piazza fossero vivi. Fitzroy sperava che civilizzando gli Yamana, le navi inglesi che in futuro avessero raggiunto la Terra del Fuoco avrebbero trovato appoggio presso quelle popolazioni. Ciò avrebbe incrementato le attività commerciali inglesi. Era un atteggiamento tipico dell'epoca, pensare che la carità potesse produrre benefici economici. A un certo punto, però, l'ammiragliato inglese decise di non sostenere più Fitzroy, il quale avrebbe dovuto proseguire da solo. Allora il comandante si rivolse alla Chiesa e trovò una sistemazione qui, a Walthamstow. Gli Yamana furono alloggiati nella scuola di St. Mary. Walthamstow era un piccolo villaggio 7 miglia a nord di Londra, immerso nel verde, come ancora oggi. I fuegini trascorsero qui 10 mesi, apprendendo le basi della lingua inglese e del cristianesimo. I fuegini impararono anche qualche nozione di allevamento e agricoltura. Gli inglesi speravano in questo modo che una volta tornati in Terra del Fuoco avrebbero potuto applicare queste conoscenze. Durante il soggiorno londinese, i fuegini furono oggetto di curiosità per la stampa e la popolazione, tanto che furono ricevuti da Re Guglielmo IV e dalla regina Adelaide. Quando Fitzroy esaurì tutti gli appoggi, la situazione divenne insostenibile e si rese necessaria la preparazione di un viaggio di ritorno che avrebbe previsto anche una nuova missione di cartografia e ricerca. Il capitano chiamò a bordo anche un naturalista. L'Università di Cambridge gli propose un giovane laureato di nome Charles Darwin. A bordo del Beagle, Darwin, che rappresentava la visione scientifica e progressista del mondo, era esattamente l'opposto di Jemmy, il quale, pur avendo appreso un po' d'inglese, aveva una percezione del mondo completamente diversa. Molto più tardi, Darwin, nel suo libro L'origine dell'uomo, annotò che il periodo trascorso con gli Yamana fu fondamentale per lo sviluppo delle sue teorie. Una delle cose che lo colpì maggiormente fu che i fuegini avevano i sensi estremamente sviluppati. Potevano avvistare le terre prima e meglio degli inglesi, e questo confermava le sue teorie sull'adattamento ai differenti ambienti.
Arrivato in Terra del Fuoco, l'equipaggio scoprì che gli Yamana non erano ben predisposti nei loro confronti. L'accoglienza fu ostile e la speranza di iniziare una colonizzazione con i tre fuegini apparve subito irrealizzabile. Ritrovati i luoghi di origine, Fuegia e York sbarcarono subito, mentre Jemmy era dibattuto. Fitzroy gli diede allora la possibilità di scegliere. Mi chiese se volevo restare o tornare nella grande città. Fui tentato, ma la mia vita era lì. Ringraziai, mi tolsi gli abiti e tornai alla mia terra. Darwin era attratto da quegli uomini così diversi e allo stesso tempo disgustato dai loro costumi e dal loro modo di vivere. In quella occasione scrisse parole pesantissime. I fuegini sono in una condizione di barbarie peggiore di qualsiasi altro essere umano. Quando agitano violentemente le braccia intorno alla testa, facendo ondeggiare i lunghi capelli, appaiono come spiriti inquieti di un altro mondo. Non avrei mai immaginato quanto potesse essere grande la differenza tra un selvaggio e un uomo civilizzato. È certamente maggiore di quella tra un animale selvatico e uno domestico. Credo che in tutto il pianeta essi rappresentino lo stato più basso dell'uomo. Un giudizio lapidario che sarebbe diventato un pregiudizio. Il Beagle continuò il viaggio che avrebbe cambiato la storia della scienza. Jemmy e il suo popolo erano destinati ad essere protagonisti di un'inesorabile tragedia che sarebbe culminata nel giro di pochi decenni con la loro totale estinzione fisica e culturale. Ma perché un giudizio così pesante? Chi erano in realtà gli Yamana? Da dove venivano? Perché si sono estinti? Nessuno di loro può raccontarlo. Gli ultimi Yamana, infatti, sono morti da quasi un secolo. Le testimonianze dei viaggiatori europei e le immagini degli ultimi superstiti ci raccontano solo una piccola parte della verità. Oggi, attraverso le scoperte archeologiche e l'uso di sofisticate tecnologie, siamo in grado di capire chi erano gli Yamana. È necessario, però, un viaggio nella loro terra ai confini del mondo, un viaggio che sarà a metà strada fra indagine poliziesca e ricerca scientifica. La nostra guida è Ernesto Piana, un ricercatore che ha dedicato 30 anni alla riscoperta di questa cultura scomparsa. Il suo obiettivo è saperne di più indagando attraverso tracce spesso evanescenti, come il fumo di un fuoco ormai inesorabilmente spento. L'estrema propaggine meridionale delle Americhe è l'ultimo avamposto umano prima dell'Antartide. Siamo nella Terra del Fuoco. Sotto lo stretto di Magellano inizia una terra estremamente frastagliata. È il regno di isole e insenature spazzate da venti freddi, onde e maree. Qui il fuoco è la vita. Furono proprio i falò dei fuegini, più visibili nella notte, a ispirare le descrizioni dei primi esploratori. Magellano la chiamò Terra del Fumo, divenuta poi Terra del Fuoco. All'arrivo degli esploratori europei, verso la fine del Settecento, qui vivevano quattro gruppi etnici, Alakaluf, Selknam, Ausch e, nell'estremo sud, gli Yamana. I contatti tra Yamana e i viaggiatori europei iniziarono con l'entrata delle prime navi nei canali. I primi arrivati, fra i quali James Cook, li descrissero come feroci selvaggi, probabilmente cannibali. Poi Darwin li classificò come miserabili primitivi, mentre altri continuarono a dipingerli come esseri deformi e aggressivi.
Addirittura Sir Arthur Conan Doyle li descrisse concentrati di malvagità, pur non avendoli mai visti di persona. Nel tempo, questi severi giudizi si ammorbidirono. Nella seconda metà dell'Ottocento, i missionari trasformarono il sentimento in compassione religiosa e tentarono di comprendere la loro cultura. Il reverendo Thomas Bridges, ancora giovane, fondò una missione nella Estancia Arberton. Il nipote Thomas Goodall, uno dei suoi discendenti, vive qui ancora oggi. Bridges restò impressionato dalla ricchezza della lingua yamana, se paragonata allo stile di vita, che anche lui definì miserevole e depravato. Decise così di scrivere un vocabolario. Anche in questo caso, Darwin, qualche decennio prima, si era espresso negativamente. Durante il tempo trascorso con gli Yamana, Darwin scrisse che il loro linguaggio a stento poteva definirsi articolato e che sospettava non esistessero più di 300 parole. Il lavoro di Thomas Bridges sul dizionario Yamana dimostrò che nulla era più lontano dal vero. La loro lingua era ricca e aveva molte parole differenti per definire gli oggetti, a seconda che fossero visti dal mare, dalla foresta o dalla spiaggia. Era un linguaggio che in nessun modo poteva essere definito primitivo. Bridges impiegò infatti una ventina d'anni per interpretare la lingua Yamana. Alla fine il dizionario comprendeva più di 32.000 vocaboli, c'erano più desinenze del greco e probabilmente più parole dell'inglese. Al termine del XIX secolo, gli Yamana furono oggetto di studio scientifico ed etnografico, prima con la missione francese chiamata Cape Horn e poi attraverso le descrizioni dell'etnografo tedesco Martin Gusinde. A quell'epoca, però, gli Yamana avevano già perduto gran parte della loro identità culturale e nel giro di pochi decenni si estinsero definitivamente. Il nostro viaggio inizia a Ushuaia, la città più meridionale del mondo, nell'estremo sud dell'Argentina. Un centro in rapido sviluppo, affacciato sul canale Beagle e circondato da montagne e ghiacciai. Ushuaia è una meta turistica per eccellenza. In inverno centro sportivo di alto livello, in estate base ideale per viaggi alla scoperta del canale Beagle e poi giù, fino a Capo Horn e alla penisola antartica. Questo è un buon posto per vivere. Un po' fuori dal mondo, ma forse mi piace proprio per questo. Ernesto Piana lavora al Centro Austral de Investigación Científica. Antropologo con specializzazione in archeologia, è uno dei maggiori esperti al mondo sull'adattamento delle popolazioni umane in ambienti marini. I suoi studi in Terra del Fuoco sono riconosciuti come i più importanti in questo campo, tanto da essere spesso chiamato come consulente in altri paesi del mondo. Le ricerche sono possibili solo in estate e quest'anno la campagna è già iniziata da alcuni giorni. Il team di Piana è composto da giovani archeologi argentini, entusiasti e preparati. Vengono ad aiutarlo dalla lontana Buenos Aires, trascorrendo con lui due mesi nella polvere di carbone che annerisce ogni cosa. L'investigazione archeologica che stiamo sviluppando qui studia i gruppi umani che si adattarono alla vita marittima. Li studiamo attraverso i giacimenti archeologici, partendo dai rifiuti. Noi archeologi siamo qui come degli spazzini che studiano la spazzatura per ricavare informazioni. Imprimimos la basura para sacar la información. 175.
L'uomo civilizzato ha sempre osservato gli Yamana partendo da alcuni pregiudizi che Piana conosce molto bene. Si riteneva che questa gente fosse arrivata da poco nella regione, cioè che non ci vivesse da più di 1000 o 2000 anni. Poi che fossero primitivi, con tutto quello che può significare la parola primitivi. E infine che fossero stati spinti e confinati in quest'angolo di mondo da altre popolazioni più aggressive e culturalmente attive. Piana dimostrerà che questi giudizi sono falsi. Lasciando Remolino verso est, fino alle baie Arberton e Imivaia, Piana raggiunge le zone dove ha effettuato molte ricerche. Dove sono i luoghi in cui vivevano? Cosa ne rimane oggi? Le risposte sono nascoste nelle spiagge di queste baie. Un'interminabile serie di anelli segna il luogo dove erano state costruite le capanne. Ogni giorno gli Yamana gettavano fuori dalla capanna i resti dei pasti, soprattutto mitili, e qualche osso. Il risultato è stato l'accumulo di un anello di rifiuti, sempre più alto, che formava la base su cui, di volta in volta, gli Yamana costruivano una nuova capanna. La capanna aveva una struttura leggera di legno e veniva poi ricoperta di frasche, fino a ottenere una buona impermeabilità. Todas las que hemos visto. Tutte quelle che abbiamo visto e delle quali abbiamo informazioni hanno piccole dimensioni come queste, nell'ordine dei 4 metri e con il fuoco all'interno. Fu il frutto di una decisione della comunità? Qualcosa che ripeterono per migliaia di anni? Pensiamo di no. I limiti erano di natura fisica. Piana ha scoperto che una base maggiore di 4 metri, con il tipo di legna disponibile, avrebbe comportato il crollo del tetto. Se invece avessero provato a farle più alte, i venti della zona le avrebbero demolite in breve tempo. Dunque non si trattava di una decisione della comunità, ma di un limite fisico imposto dai materiali che avevano a disposizione. Ma c'era anche un altro limite che impediva di rimanere a lungo nello stesso luogo. Quando l'anello di rifiuti diventava troppo alto, l'acqua piovana riempiva il fondo della buca, rendendola inabitabile. Gli Yamana si spostavano allora di lato, usando in parte il vecchio anello. Le immagini aeree mostrano una fitta serie di anelli, un indizio che ha fatto supporre l'esistenza di veri e propri villaggi. L'archeologia ha fornito però un'altra spiegazione. Le datazioni dimostrano che i vari anelli appartengono a periodi diversi. In realtà la serie di anelli si è formata con una o due capanne alla volta. Le unità familiari venivano qui e si fermavano per poco tempo. Però ogni luogo è stato occupato e rioccupato per migliaia di anni. Dunque, gli Yamana erano nomadi che dovevano spostarsi per sfruttare le poche risorse disponibili e tornavano sempre negli stessi luoghi. Tornarono sempre negli stessi luoghi. Ma perché? Perché esattamente in un punto e non a 100 o 200 metri di distanza? La risposta sta nel colore dell'erba.
I ricercatori hanno scoperto che le sostanze contenute nei gusci dei mitili, accumulati in gran quantità intorno alle capanne, rendono più chiaro il colore dell'erba. I fuegini, grazie alla loro vista acutissima, riuscivano a vedere dal mare quali fossero le zone adatte al campo. Questa, per i nomadi, era un'indicazione chiara. Qui la gente ha vissuto e qui posso vivere io. Ed esattamente come loro, oggi noi archeologi localizziamo i siti cercando di muoverci dal mare seguendo la loro tradizione. Con questo sistema, Piana ha iniziato lo studio di quest'area, localizzando finora oltre 700 siti archeologici nel canale Beagle. Gli Yamana erano quindi cacciatori nomadi che, spostandosi sul mare, utilizzavano la canoa come mezzo di trasporto. Le canoe erano ricavate dalla corteccia dei faggi australi e, pur non essendo molto robuste, svolgevano bene la loro funzione. Al centro, sul fondo ricoperto di terra, bruciava l'inseparabile fuoco. L'esploratore salesiano padre Alberto De Agostini realizzò nei primi anni del Novecento un documento eccezionale, riprese gli ultimi Yamana sulle loro canoe. In questa particolare circostanza, agli Yamana fu chiesto di coprirsi con pelli di animali. La formazione dei siti archeologici lascia una stratigrafia molto difficile da seguire. Questo ci obbliga a scavare con moltissima attenzione, separando strati molto sottili. 4-5 mm di terra possono avere una differenza di 2000 anni. Se non prestassimo molta attenzione, potremmo confondere i diversi periodi storici. Qui abbiamo trovato moltissimi oggetti, un gran numero di strumenti che usavano gli aborigeni, come gli arpioni, per esempio. Anche cunei e pezzi d'osso di cetaceo, che permettevano loro di spezzare il legno. Ci sono poi strumenti apparentemente poco interessanti che invece permettono di ricavare informazioni utili. Un osso di uccello modellato su una forma precisa, forato con una punta molto aguzza. Se fosse stato utilizzato per bucare cortecce o cuoio, si sarebbe rotto. Quindi doveva essere usato per qualcos'altro. Forse per attività quotidiane svolte nell'accampamento, vista la grande quantità che ne abbiamo trovato. Questi erano strumenti usati per la preparazione di ceste e contenitori. Il tempo non ha conservato gli oggetti, ma l'indagine archeologica ha scoperto come venivano realizzati. Piana è quello di trasformare questa vecchia casa in una scuola internazionale di archeologia. Una parte dell'edificio è adibita a laboratorio e deposito archeologico. Un'altra stanza ospita un piccolo museo dedicato ai pezzi recuperati dal relitto del Monte Sarmiento. La nave, che era un bastimento e nave passeggeri, naufragò in questa baia nel settembre del 1912. La sua carcassa arrugginita ormai fa parte indissolubile del paesaggio, come un gigantesco cetaceo ferito a morte. Che
Che cosa mangiavano gli Yamana in queste terre estreme? In base ai ritrovamenti, sembrerebbe che la base dell'alimentazione fosse una grande quantità di molluschi marini. La gente poteva sopravvivere solo con questo tipo di alimento? La risposta è no, assolutamente no. Il problema della Terra del Fuoco è il clima. Il clima di questo lembo estremo del Sud America è freddo, ventoso e umido. La temperatura media invernale è di 2 gradi sotto zero, mentre quella estiva si aggira sui 5 gradi, esattamente come l'acqua del mare. In estate le ore di luce sono circa 16, ma nel lungo inverno australe si riducono a 7-8. Un luogo certamente non facile per la vita umana. Quello di cui abbiamo bisogno sono le calorie. I molluschi danno molte proteine, però non forniscono calorie. Dovrei mangiare dai 17 ai 22 kg al giorno di polpa di mitidi per avere la quantità di energia di cui ho bisogno. Evidentemente servono come complemento alla dieta, ma non bastano per vivere. Neanche il bosco qui dietro fornisce calorie sufficienti. In realtà, qui, se uno mangia tutto quello che trova di commestibile nel bosco, riceve meno dell'uno per mille di quanto è necessario nel corso di un anno. La risposta alla sopravvivenza, la possibilità di colonizzazione di queste terre, doveva venire da un'altra parte, dai mammiferi marini. Naturalmente, gli Yamana cacciavano tutto quello che potevano, ma la presenza degli animali variava con le stagioni. Gli uccelli marini erano una buona preda, ma difficili da cacciare. I pinguini, invece, sostavano su isole non sempre raggiungibili. A volte le maree mettevano in difficoltà una balena che finiva per arenarsi. Una quantità enorme di cibo che poteva durare mesi. E non erano solo le balene a spiaggiarsi. Ancora oggi può capitare di trovare al mattino la spiaggia invasa da milioni di sardine. Quindi il cibo c'era, ma non era assicurato. In realtà, soltanto otari e leoni marini, sempre presenti nelle acque del canale, potevano garantire una fonte di calorie costante e sicura per tutto l'anno. Il fatto che i leoni marini siano in acqua tutto l'anno non vuol dire che io possa ucciderli. Ho bisogno di strumenti adatti, armi efficienti, preparate appositamente per cacciarli. Cosa usavano gli aborigeni? Arpioni. Su questo oggi possiamo dire molto. Ad esempio, siamo in grado di calcolare l'angolo di attacco e la distanza dalla quale doveva essere lanciato l'arpione. Affinché la punta penetrasse la dura pelle del leone marino, era necessaria una certa quantità di chilogrammi di forza di spinta. Quindi il fattore più importante era il peso della materia che componeva il manico e quindi del legno. Per risolvere questo dilemma, gli archeologi hanno elaborato complicati calcoli e, grazie anche al polline trovato negli scavi, sono risaliti al peso specifico del legno utilizzato dagli Yamana. Sono riusciti così a risalire esattamente alla forma e alla lunghezza degli arpioni, che era di poco inferiore ai 3 metri. Se la punta dell'arpione fosse rimasta saldamente attaccata al manico quando l'arma si conficcava nel corpo del leone marino, la reazione dell'animale avrebbe esercitato sulla struttura di legno una tale forza da romperla in pochi secondi.
La soluzione trovata dagli indios era la punta separabile. In questo modo il leone marino si sarebbe stancato, poiché avrebbe dovuto trascinare un peso maggiore. Inoltre, se il manico fosse rimasto incastrato in mezzo a un groviglio di alghe, si sarebbe potuta facilmente catturare la preda. Gli Yamana avevano bisogno di alberi per costruire canoe, capanne e manici degli arpioni. Fino a 7.000 anni fa, tuttavia, sappiamo che questa regione era coperta dai ghiacci perenni e quindi non poteva essere abitata e non c'erano boschi. Gli archeologi hanno scoperto che gli aborigeni giunsero in questi luoghi estremi circa 6.500 anni fa, insieme alle foreste, e non prima. Buongiorno. In questo sito stiamo scoprendo resti umani. Sappiamo che appartenevano a un adulto e a un giovane. A causa dell'azione dei terremoti e al movimento delle radici, le rocce sono franate e hanno fatto spostare i resti verso il basso. Questo fenomeno è abbastanza frequente in Terra del Fuoco e rende difficile il ritrovamento delle sepolture. In particolare dai denti ricaviamo parecchie informazioni. Sono pezzi molto importanti per recuperare il passato. Nel Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini di Roma è in corso un progetto sviluppato in collaborazione con l'Università di Poitiers in Francia. Questo progetto studia i denti degli aborigeni della Terra del Fuoco. Il paleontologo Roberto Macchiarelli è il responsabile di questa ricerca innovativa. Nuove tecniche come la microtomografia forniscono informazioni con una precisione straordinaria. Lo studio di un solo dente può raccontare molte cose sul rapporto fra un individuo e il suo habitat. Siamo in grado di dettagliare quasi giorno per giorno le fasi di crescita di un dente e quindi di stimare la velocità di formazione, la durata degli stress e le relazioni con l'ambiente esterno, certamente a livello di una settimana. Una scoperta particolarmente importante è rappresentata da questo piccolo oggetto, un dente molare che è stato perduto da un individuo all'età di circa 10 anni, di grandi dimensioni in proporzione a quelle dei denti di un bambino di oggi. Il reperto umano nella regione è più antico, è datato circa 6.000 anni da oggi e racconta una storia molto importante, la storia della nascita e addirittura alcuni mesi prima della sua nascita. Infatti una porzione di questa corona si è sviluppata in utero. È interessante notare che lo stress legato al parto indica una transizione tra la vita pre e post-uterina molto dolce, senza grandi complicazioni. Sappiamo che i bambini Yamana venivano regolarmente dopo la nascita immersi anche più volte al giorno e per un periodo di circa un mese nell'acqua fredda a temperature di 4, 5, 6 gradi. Questa pratica serviva a fortificare l'individuo. Questo dente non dà in ogni caso un segnale di sofferenza o di rallentamento, di disturbo nelle fasi di crescita.
Altre informazioni sono legate all'alimentazione. Questo dente mostra decine e decine di microsegnali di impatto molto forte con oggetti altamente abrasivi, come ad esempio la sabbia, come i mitili dei mammiferi marini della regione, con lunghi cicli di masticazione e quindi una carica di stress sullo smalto molto forte. Gli adulti, oltre che per la masticazione di cibi molto duri, utilizzavano di continuo i denti per tendere i legacci vegetali durante la preparazione delle armi. I ricercatori hanno anche rivelato il ruolo che la donna aveva nella società Yamana. Oltre ad accudire la prole, raccogliere e preparare il cibo, la donna navigava sulle canoe ed era quella che più spesso andava in acqua. Le informazioni sulle pitture facciali e corporali, come per tutti gli aspetti culturali e simbolici, invece, sono molto più approssimative. Il problema è sempre lo stesso. Quando si iniziarono gli studi sugli Yamana, questi stavano già perdendo la loro identità culturale. Sicuramente si dipingevano tutti i giorni. I diversi colori e i disegni rappresentavano stati d'animo e situazioni. I tre pregiudizi iniziali con i quali erano stati marchiati gli Yamana sono caduti uno dopo l'altro. Erano un popolo primitivo? In realtà erano geni dell'adattamento che hanno vissuto in luoghi dove ancora oggi l'uomo si sente un estraneo. Appena arrivati in Terra del Fuoco, erano giunti 6.500 anni prima degli europei. Spinti e confinati quaggiù da popoli più aggressivi? I territori e le risorse erano in realtà ben divisi fra le quattro etnie principali. I più aggressivi erano i cacciatori di terra del nord, i Selknam, alti e forti fisicamente, ma a loro non interessava il territorio estremo degli Yamana. A favorire l'incredibile stabilità di popolamento degli Yamana, rara nella storia dell'uomo, c'è anche una perfetta stabilità del clima di questa regione. Ancora una volta, grazie alle informazioni contenute nei molluschi, gli archeologi hanno potuto ricostruire la variazione delle temperature del mare in questa regione nell'arco degli ultimi 7.000 anni. Il risultato è sorprendente: una temperatura stabile per migliaia di anni ed un aumento anomalo di quasi un grado centigrado solo negli ultimi 150 anni, cioè con l'avvento della società industriale. Il riscaldamento terrestre è un dato molto preoccupante. Le regioni subantartiche sono per definizione estremamente stabili e rappresentano un modello di inerzia termica dell'intero pianeta. Una variazione anche piccola in queste zone è segno di un grave squilibrio a livello planetario. Gli Yamana avrebbero potuto esaurire le risorse di otarie e leoni marini? In realtà no, perché cacciavano solo nel canale e i luoghi di riproduzione erano troppo lontani e inaccessibili per loro. I cuccioli di otaria rimanevano sulle isole esterne, mentre nel canale passavano solo esemplari adulti. Qui siamo di fronte a un esempio positivo di adattamento di un popolo che per più di 6.000 anni ha potuto sopravvivere in maniera stabile. Avevano però un grave problema. Dipendevano completamente dai leoni marini. È un gran vantaggio. Non potevano esaurire questa risorsa. Gli Yamana avevano dunque trovato nell'estremo sud della Terra il modo di vivere stabilmente. Ma da dove erano venuti? Sappiamo che scesero dalle coste dell'attuale Cile, ma in realtà avevano compiuto, senza saperlo, gli ultimi passi di un cammino molto lungo. L'imbuto della Terra del Fuoco rappresenta l'epilogo della storia umana del popolamento dei continenti. Storia che origina all'incirca 2.500.000 di anni fa e che è raccontata da moltissimi reperti fossili. Abbiamo diverse fasi di uscita dell'uomo dall'Africa, popolamento dell'Europa intorno a 1.000.000, forse oltre, popolamento dell'Asia, l'entrata alla frontiera nordamericana. Ieri consideravamo una datazione di circa 14.000 anni, oggi non ci sorprende una data di popolamento prossima ai 40.000 anni.
è l'ultima frontiera del popolamento umano dei continenti. Oltre questo esiste semplicemente una barriera oceanica, è l'Antartide, che è un continente non popolabile dal genere umano, se non con una tecnologia come quella che stiamo sviluppando di recente. Quale fu la fine di questa cultura? Perché? Perché non è più qui? La storia ufficiale ci indica la causa nelle malattie che vennero portate dagli europei e dagli americani in questa zona. Non sappiamo quanti fossero gli Yamana prima del contatto con gli europei, ma un numero verosimile è circa 6.000. A cominciare dal 1820, la diminuzione assume una progressione impressionante. Una popolazione ridotta più di 60 volte in un secolo e senza guerre. Pensiamo che le malattie furono soltanto il colpo finale, la ghigliottina. Ma l'estinzione cominciò molto prima. Cominciò quando i grandi velieri riuscirono ad arrivare nei luoghi di riproduzione dei leoni marini. Nel 1820 nei mari del sud arrivarono molte navi. Le navi venivano dalla Gran Bretagna e dall'America alla ricerca di foche e leoni marini. Le pelli e l'olio arrivavano qui a Londra, alla dogana. Uno dei capitani più coinvolti in tutto ciò era James Weddell, della Marina Britannica, che si dedicò per 3 anni interi a questa caccia. Weddell scrisse che qui a Londra furono registrate in entrata 22.000 tonnellate di olio, il che equivale più o meno all'uccisione di 2 milioni di animali. È un numero straordinario di creature in così poco tempo. Dall'altra parte del mondo, l'olio, frutto di quell'immenso massacro, serviva ad illuminare le strade di Londra. Uno ad uno, i luoghi di riproduzione di leoni marini e otarie cessarono di esistere. Tutto ciò tagliò la fonte energetica, impedì l'arrivo dei leoni marini che alimentavano questo sistema, fondamentale per la sopravvivenza degli aborigeni, per la loro sopravvivenza come gruppo. Nel 1878 c'erano famiglie che non riuscivano a cacciare un leone marino da 2 o 3 anni. C'erano bambini che neanche sapevano cosa fosse un leone marino. Oggi sono di nuovo presenti qui nel canale Beagle. Però a quel tempo la loro caccia fu intensissima. In sintesi, l'ambiente fu totalmente squilibrato prima che il bianco giungesse a colonizzare questa regione. Le ricerche di Piana hanno portato ad una conclusione inattesa. Le malattie hanno potuto sterminare in poco tempo gli Yamana perché erano già molto indeboliti a causa della mancanza della loro fonte principale di cibo. A Remolino, la lunga campagna di scavi si è appena conclusa e anche quest'anno le scoperte sono state importanti. I ragazzi sono stanchi e soddisfatti dei risultati. La breve estate volge al termine e, come ogni anno, Piana festeggia a modo suo. Thank you.
Toby Green percepisce l'ennesima ingiustizia della storia. Uno scontro tra culture diverse, dove chi ha perso è stato cancellato per sempre, mentre aveva qualcosa da insegnare. Questo è un esempio della competizione tra industria capitalistica e indigeni che è divenuto sempre più frequente da allora. Penso che la storia degli Yamana sia realmente una vicenda del nostro tempo. Se c'è qualcosa che questa vicenda può insegnarci oggi, è che forse dobbiamo provare a capire e a accettare la gente per quello che è. Abbiamo trovato molte risposte alle domande iniziali. L'immagine che abbiamo ora degli Yamana sfuggì completamente a un primo sguardo idealista e carico di pregiudizi. Non erano fossili culturali, ma geni dell'adattamento. Erano un frutto della selezione naturale. Erano gli uomini giunti più lontano dai nostri luoghi di origine. Ma io non studio resti di molluschi, resti di pietra, di ossa, arpioni. Questi sono i mezzi attraverso i quali io cerco di conoscere la gente, le persone che vivevano qui. Uno dei punti fondamentali è quello di finirla con i pregiudizi. Terminar con los prejuicios. La strada tracciata in questa terra ai confini del mondo forse è un sogno. Provare in qualche modo a incontrarsi, a sedersi l'uno accanto all'altro, a capirsi. Tutto questo basterebbe ad alimentare un fuoco quasi spento e a farlo rivivere.